oggi spacchettiamo un po' del mio shopping che ho fatto mensilmente in centro e ci sono anche delle cose interessanti e lo faremo mentre chiacchieriamo anche un attimo di... Ma le persone sono davvero così? Sono rimasta un pochino basita. Comunque, direi di iniziare e ti ricordo che se vuoi essere sorteggiato per ricevere un regalino da me, devi lasciarmi un commentino. Ed essere iscritto al canale, ovviamente, quindi iniziamo. Se non sai di cosa parlo, vai alla fine del video, mi raccomando. Allora, prima di tutto, il primo shopping che ho fatto è stato da Yves Rocher, eccolo qua, e mi hanno dato un po' di cosine, ovviamente scontrino alla mano, questo. Dunque, vi faccio vedere direttamente che cosa. Ah no, aspettate, perché c'erano tre omaggi questo mese. Allora, gli omaggi di questo mese erano il pennello da cipria, che non ho ancora aperto, è il mini pennello da cipria, però devo dire che rispetto agli anni scorsi sono belli morbidi, quindi mi piace, anche se è piccino. Poi altro mini size, questo è del loro mascara miracoloso, il Sexy Pulp, questo è fantastico. È spesso il regalo, ma davvero è fantastico. E poi l'omaggio sorpresa in questo caso era questo, che è il profumo Sol d'Azzurra con la fialetta spray. Ok, poi scontrino alla mano, vi dico che cosa ho preso. Sconto del 40%. Allora, ho ripreso l'immancabile via la borsa, è il correttore aranciato per le occhiaie. Questo è fantastico perché mi va a coprire le occhiaie, le discromie delle occhiaie. Poi sopra applico il fondotinta e un altro correttore, quindi stratifico, ma questo per me è indispensabile. A prezzo pieno costerebbe 9,95, con lo sconto del 40 l'ho pagato 3,98 euro. E poi questo, che ve ne avevo parlato, che ho detto che mi interessava ed ero curiosa di provarlo, è della Stevo Vegetale, la lozione bifasica mattificante col polvere di tè boreale per pelle misto grassa, è questo qui. La confezione è un 150 ml, prezzo pieno 9,95 euro, lo peso con lo sconto del 40, quindi sì, sempre 5,97. Allora, questo tonico dovrebbe essere una parte in tonico e una parte più scura, che un po' si vede, in cipria, quindi va shakerato. Il profumo è quello classico, andiamo a vedere. Ma se non avessi sparato un po' ovunque sul tavolo, è un tonico fresco, ma è già asciutto. Questo è davvero interessante da provare. Poi non è neanche un punto verde, quindi è già asciutto, sento la pelle asciutta, è interessante da provare sicuramente. Avevo fatto nel video, avevo detto che questo era tra i prodotti da provare ed effettivamente mi interessa, è asciutto, interessante, vedremo e poi ve lo recensirò. E gli altri prodotti che mi interessavano sono punti verdi, quindi aspetterò una qualche promozione quando c'è il periodo in negozio con il set per vedere qualcosa. Allora, qui vi voglio raccontare una cosa, perché secondo me le commesse sono sante. Dunque, io ero in fila alla cassa. Intanto io vado in centro in questi negozi una volta al mese, quindi mi godo un po' la passeggiata, il negozio per il centro, e guardo tutti i negozi, curioso, con calma. Allora, ero in fila alla cassa, avevo preso i miei due prodottini con lo sconto, avevo la tessera, avevo la cartolina, quella mensile, c'era una ragazza prima di me che comunque stava servendo alla cassa, poi c'ero io. Arriva una signora, anche ben vestita, ma non c'entra niente. Prende una crema, proprio così la prende dall'espositore, e poi si mette lì di fianco, tanto c'eravamo noi in fila, c'era la ragazza che la stavano servendo e c'ero dietro io. Finito di servire questa ragazza che ha pagato, e, tac, e mette il suo prodotto lì dalla cassa. Dico, e io? Cioè, sono qui per bellezza, sono, non so, trasparente.
Allora la commessa, la solita, che oltretutto è gentilissima, dice: ma veramente c'è prima la ragazza? Grazie per il ragazzo. E ho detto: ma no, se ha solo quel prodotto, poi l'aveva preso in mano, quindi sembrava sicura perché l'ha preso. Se ha solo quello, non si preoccupi, io ho anche tutte queste altre cose, quindi vada pure. Non ha detto niente, neanche grazie, neanche mi scusi, niente. Vabbè. E niente, fa per pagare e la commessa le chiede, mi viene da dire il nome della commessa, invece di dire la commessa, perché la conosco per nome, perché è simpaticissima, le chiede anche alla tessera, perché glielo chiede sempre lei, no, con me no, va bene, se mi dice il nome, la cerco al computer così, ha detto che cercava il nome e inseriva dopo per la prossima volta i punti, non ho capito come faceva, comunque sapranno loro. Magari scriveva il numero della testa sul scontrino, la volta dopo gli dava i punti, non lo so. La cerca e non la trova, non la trova, diceva: ah, guardi che non la trovo, oh, forse di questa non ce l'ho. Dico: vabbè, ma a questo punto la vuole fare? Sì. Dico, non solo sei passata davanti, ma tessera, e poi dopo la vuoi anche fare? Dico: vabbè. C'era la commessa che mi guardava, scusa, dico: non ti preoccupare, non è mica problema. Ed gli ha fatto copiare tutta la tessera con tutti i dati gliel'ha fatta firmare, attivare. Questa signora, dopo aver pagato, gli chiede: ma perché? Ah, scusate, perché quando ha scritto l'indirizzo, un po' sentivo, ovviamente ero dietro, ha dato un indirizzo che non è della mia città. A dire il vero, non è neanche della mia regione. Ecco, però può essere che abbia la residenza da un'altra parte non voglio dire che provincia, perché alla fine non c'entra niente, non vuol dire che quelle persone di quella provincia si comportano così. Ha dato un indirizzo di una regione fuori dalla mia, quindi che non era sicuramente nella mia regione. Ecco, al momento l'ha pagato, poi prima di andare, ma ha detto la città, in che farmacia lo trovo? Allora, la commessa gli ha spiegato gentilmente che no, il nostro marchio non si trova in farmacia, ma ne sono i punti vendita, questi corner, le diceva corner, oppure da catalogo dalle venditrici. Guarda, nella mia città i negozi dov'è? Ha detto il nome della città. Ha guardato, ha detto che era la provincia di una città, non era proprio quella città, proprio fisica. Ha detto: no, e qui ancora non c'è, però stiamo. Allora la tessera non mi interessa. La tessera è andata. Dunque, sei passata davanti. Uno, che prodotto hai preso così al volo? Sei entrata, hai preso dritta e poi sembrava che conoscessi il marchio, invece a quanto pare no. Non ho capito questa cosa. Passi davanti, oltretutto vuoi fare la tessera? Dico: vabbè, comunque copiare i dati un po' ci vuole. Oltretutto sei anche maleducata. Adesso non mi interessa. Cioè, una volta compilata, la lascia lì ed è andata. Vabbè, poi parlando con la commessa un po', cioè, sei proprio santa ogni tanto, io dico, perché non rispondere male a certa gente o rimanere spiazzati. Dico: vabbè. Poi è arrivata altra gente a cui sono andata anch'io, perché io non volevo stare lì a chiacchierare mentre magari c'era la fila. Quindi, però, ok. Poi ho fatto un giro, sempre per il centro, sono andata a Tiger. La Tiger cercavo delle cose che non ho trovato, ma ho visto che hanno rimesso fuori le buste sorpresa, però solo quelle XL al prezzo nuovo di 6 euro. Sinceramente non la volevo prendere, ma dato che non ho trovato niente e di quello che cercavo, ho detto: vabbè, prendiamo una busta XL da 6 euro. Oltretutto mi ha ispirato questa perché vedo qualcosa di rosa e peluscioso, spero che non sia una ciofeca, e l'ho presa, è anche bella pesante. L'apriremo comunque in un altro video sicuramente. E andiamo avanti. Altra cosa, sono andata da Casanova perché volevo delle cose. Aspetta, che io lì trovo sempre le Yankee. E infatti, adesso ve lo mostro perché ho preso il set, questo natalizio della Yankee Candle. Quindi sono tutti i devotivi della linea natalizia. E sono le 4, eccola qua, 9,95 euro. Poi dopo, dato che è una cosa che ho visto da mia madre e dovevo assolutamente avercelo anch'io, cioè il timer a gofetto.
Devo assolutamente avercelo anch'io. Il prezzo qui non c'è. Oh, guardate che carina. È carinissimo. È carinissimo, ok? E il prezzo qui non c'è, ma ve lo dico io. E perché ho lo scontrino. Allora, anche qui devo dirvi qualcosa comunque. Ed è timer, 4,90 euro. Ok. E poi la ragazza mia, normalmente con le Yankee mi mette la borsa delle Yankee. Comunque la ragazza mi ha messo dentro gli acquisti, mi ha detto il prezzo ed io. E il prezzo, che oltretutto è 15,05 euro. Comunque io avevo soliti buoni perché ho sempre i buoni e glieli do da pagare buoni a 5 euro, quindi avevo 3 buoni a 5 euro. Ho detto, vabbè, poi il resto te lo do di moneta. Dico, sì, va bene, inizia a passare i buoni, non li passa. Allora, perché c'è stato un aggiornamento ed è, dico, vabbè, non è un problema, magari. Forse potevi dirlo prima, visto che i buoni ce li avevo in mano, non è che glielo ho dati all'ultimo, ce li avevo proprio in mano al momento che gli ho dato il cestino con i prodotti. Potevi dirmi anche prima, fortuna che ho preso poche cose, quindi ce li avevo 15 euro. Dico, ok, va bene, e non c'è problema, i buoni sono ancora validi, li uso la prossima volta. Poi dopo però ho detto, ma 9,95, 4,90, ma ero già fuori, ho detto, boh, vabbè. Poi guardo lo scontrino e a questo punto ve lo voglio fare vedere. Se si vede, sacchetto carta, 20 centesimi. Allora, tu la borsa me l'hai data in automatico, intanto. Perché normalmente me le dai sempre con le Yankee, me le dai sempre la borsa proprio della Yankee, non quella di Casanova. Me l'hai data in automatico. Ed io avevo le mie borse dietro, le mie solite in tela. Se tu mi chiedevi vuoi una borsa, io la borsa ti avrei detto di no, perché ho le mie. Invece proprio me l'hai data come solito, perché io quando prendo le Yankee, mi dà la borsa della Yankee Candle, e non me la fai mai pagare. Questa volta lei ha messo la borsa, senza chiedere niente, e costa 20 centesimi. 20 centesimi questa cosa in carta? Secondo me se a fine giornata ha fatto sempre così, i soldi ne fanno, comunque sia. E anche qui vi devo raccontare una cosa, perché la gente mi stupisce sempre di più. Vi ho detto che ho pagato... Sì, ve l'ho detto. La gente mi stupisce sempre di più. Allora, fila alla cassa. C'era un uomo che stavano servendo, una ragazza, per me sono tutte ragazze, poi c'ero io. E poi c'era un'altra persona, quindi eravamo in fila alla cassa. Di fianco c'era l'altra cassa, però era chiusa. C'era una delle commesse che era girata di spalle e stava facendo delle cose in una scatola, stava sistemando così. Vabbè, comunque c'è la fila alla cassa che procede tranquillamente. Arriva una signora col suo cestino, la signora anche distinta, ecco, la definirei distinta, col suo cestino. Si mette nella cassa, quella chiusa, quella vuota, e inizia a fare così sul tavolo con le unghie. Questo è il tavolo. È una cosa che io non sopporto. Poi dico scusa, senza dire niente. E lì che tamburella sul tavolo, lì dalla cassa, con le unghie. E continua a guardare la ragazza girata di spalle. Che la ragazza, si vede che, non so, penso io che l'ha commessa girata di spalle. Ripensato, deve chiedere qualcosa, come anche noi abbiamo pensato. Nessuno ha detto, guardi che la fila è di là. Pensavamo che fosse lì per chiedere qualcosa. Anche se però sinceramente si dice scusi, non tamburellare così con le dita. Allora, l'altra commessa girata di spalle gli ha detto, ciao, arrivo subito un attimo. Dice a me, proprio così. La ragazza si gira e dico, sì, un attimo solo che arrivo, devo finire un attimo una cosa, ma arrivo subito. Ho l'età di tua madre, dammi del tu. Io già da questo, commesse, siete davvero del sante, perché io già da questo mi sarei rigirata e l'avrei ignorata. Comunque, lei è stata gentile, dopo ha finito, no, io sempre in fila alla cassa, intanto la fila procedeva, era quasi il mio turno. Ed quest'altra commessa invece che stava facendo tutt'altro, ha finito un attimo perché stava sistemando delle cose nella scatola lì dal computer, si è girata e mi dica pure e ha dato il cestino. Però devi pagare. Cosa sei, troppo chic per noi? È la cassa privilegiata? Vabbè, ha guardato un attimo, la commessa ha guardato un attimo la fila, ha guardato che era lì e...
questo punto, vabbè, gli ha fatto cassa, tanto aveva pochi prodotti, gli ha fatto cassa, l'ha fatta pagare, ha pagato tranquillamente. La signora, mentre prende la borsa, si gira, che oltretutto, come spiegarlo? Ok, c'è una cassa, c'è una cassa, c'è l'altra cassa, nel mezzo tra le due casse, c'è un espositore, ok? Quindi quelli in una cassa si spostano in qua e quell'altra cassa si spostano in là. E invece lei no, si è spostata, ha preso la borsa e poi si è girata, ma con la borsa in mano proprio l'ha presa e si è girata contro l'espositore e ha tirato giù davvero tutto. Guarda la commessa, non sono stata io, sono caduti da soli. No, veramente tu con la mano hai tirato giù tutto. Veramente, comunque la commessa ha detto, no, no, non si preoccupi, comunque adesso, ci penso io a tirare su. Questa niente, non ha detto niente, proprio neanche mi dispiace, niente. Prende il suo borso con gli acquisti e intanto che si allontana si sente, ma lo dice a voce alta, se imparano a mettere su non devono fare il doppio lavoro, se imparano a mettere bene non devono fare il doppio lavoro, qualcosa del genere. E l'ha messo bene, ma tu hai tirato giù tutto. Che sinceramente, anche a me una volta con la borsetta, perché ero in uno spazio, non mi ricordo in che negozio. La saponeria nel periodo natalizio, che c'erano tutte queste piramidi di set natalizi in mezzo al negozio proprio. Quindi quella borsetta ci ho preso conto, ne ho fatte cadere due o tre, sinceramente. Ho chiesto scusa, poi le ho raccolte io, una ragazza, ci penso e dico, no, no, tranquilla. Ci penso io, anche perché erano tre, anzi mi dispiace, che non ci vuole tanto. Io mi chiedo, è vero, non ho tantissimi rapporti tutto il giorno con le persone, e poi ero in un momento che, come dire, ero tranquilla, perché comunque era pomeriggio di shopping in centro, io lo faccio una volta al mese, però... Ho fatto tre negozi, due dei quali due persone maleducate, ma davvero maleducate. Quindi penso in un giorno, in un singolo negozio, le commesse quante ne vedono? A volte capisco davvero perché le commesse arrivano a sera che hanno i capelli dritti, perché cioè, voi siete sante, ma siete davvero sante. Devono fare un corso di yoga, secondo me, per riuscire a essere così. Ma tirato su un po' la giornata. Che sono andata in posta, lì in posta in centro non ci vado mai perché, Dio santo, le poste del centro. Io sono abituata al mio piccolo paesino dove ci conosciamo, io e la ragazza ci conosciamo proprio tranquillamente. Nelle poste in centro dove devi prendere il numero, aspettare il tuo turno. E invece la detta, lo sportello è stata anche gentilissima, simpaticissima, forse perché era la sua di chiusura, faceva anche le battute e quindi. Anche carissima, ti ha un po' sulla giornata perché pensavo già addio le poste in centro e invece perfetto, ho fatto tutto, ho risolto tutto, bravissima. E niente, era solo per condividere un attimo di ma che cavolo, ma davvero? Ma la gente è tutta così. Se voi per caso lavorate in un posto a contatto con il pubblico, ditemelo, ma davvero siamo davvero così maleducati? Oppure ci vuole così poco per scusa? Grazie. Invece è proprio maleducazione, ma davvero maleducazione. Boh, brutta, brutta cosa, davvero una brutta cosa, a mio avviso. Comunque, con questo è tutto ed fatemi sapere cosa. Niente, fatemi sapere. Sì, se volete che vi interessa questo prodotto da testare assieme. E niente, al prossimo video. Ciao ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!